Salve a tutti! Oggi parleremo di un argomento molto interessante. La scorsa volta vi ho accennato che quest'oggi avremmo parlato di un argomento che poi vi avrei chiesto le vostre opinioni, perché come vi ho detto già la scorsa volta, è importante che ognuno dica la sua idea, perché naturalmente non abbiamo idee uguali, ognuno può pensarla come vuole. Quindi l'argomento di oggi, secondo voi, qual è? Sì, proprio così. Parleremo di pianeti extrasolari oppure di pianeti orfani. Tratteremo tutti e due gli argomenti, anche se si assomigliano molto, perché noi sappiamo che nell'universo, l'universo è in espansione e noi conosciamo neanche un briciolo di tutto quel che c'è nel nostro universo, senza pensare che neanche un briciolo della nostra Via Lattea. Quindi, visto che ci sono miliardi di galassie e ogni galassia contiene miliardi di stelle, e poi si dice anche che tra una galassia e l'altra ci siano stelle, ma allora è immenso sto universo, una roba pazzesca. Ma allora stavamo dicendo appunto che andremo a vedere cosa sta al di fuori del nostro sistema solare, ma anche al di fuori della nube di Oort. Proprio andiamo a osservare il cielo profondo, a osservarlo e a cercare di dare delle spiegazioni che addirittura gli astronomi che lavorano nella NASA oppure che lo fanno di professione non riescono a darsi ancora una ragione. Quindi parleremo di pianeti extrasolari e orfani. Qual è la differenza tra i due? Ecco quali sono i punti da riconoscere. Comunque facciamo qualche esempio adesso, esempio di qualche pianeta, di qualche sistema solare al di fuori. Beh, se lo sapete già oppure se no ve lo dico, c'è nella costellazione della Bilancia una stella rossa chiamata Gliese 581 che gli astronomi osservano già da molto tempo e intorno alla quale ci sono quattro pianeti, quattro. Si chiamano Gliese 581b, Gliese 581c, Gliese 581d e Gliese 581e. La differenza tra i pianeti. Allora, dopo le esplorazioni naturalmente non con le sonde ma semplicemente osservative con i più grandi telescopi al mondo, siamo riusciti a arrivare a una conclusione. Che allora, il primo pianeta quindi che andiamo a vedere di questi quattro che Gliese 581 è Gliese 581b. Gliese 581b è un pianeta, per quanto noi ne sappiamo, per quanto si ipotizza, sia un pianeta grande, con 10 volte la massa della Terra, quindi potrebbe essere definito una super Terra. Esso è troppo vicino alla propria stella madre, quindi il calore, la superficie è caldissima, quindi già questo ci fa capire che è inospitale per la vita. E il moto di rotazione di questo pianeta è piuttosto lento, quindi c'è sempre una parte esposta al sole e una parte esposta al buio, quindi una parte è arida mentre l'altra parte è ghiacciata. E ci vogliono anche anni prima che lui compia un moto di rotazione completo, nonché nella nostra Terra noi ci impieghiamo meno di 24 ore a compiere l'orbita intorno a noi stessi, sarebbero 23 ore 58 minuti e qualche secondo per precisare. Quindi Gliese 581b adesso sappiamo che non può essere ospitato da qualche forma di vita, anche se secondo me la vita, noi ipotizziamo sempre, gli astronomi ipotizzano sempre che la vita sia possibile dove troviamo l'acqua. Sì, perché noi l'acqua la conosciamo come un componente fondamentale per la formazione della vita, perché noi sappiamo che dovunque abbiamo trovato l'acqua c'è anche la vita. Però secondo me la vita potrebbe formarsi anche nei territori più estremi del nostro sistema solare, magari un pianeta che, non so, come Mercurio, supponiamo,
che ha temperature elevatissime, che sale a 500 gradi durante il giorno e poi di colpo di notte scende a meno 170. Però secondo me ci potrebbero essere creature, dei microrganismi, dei batteri che riescono ad adattarsi a questi posti, però naturalmente anche andare ad esplorare un pianeta che è talmente caldo, oppure talmente freddo, le sonde, insomma, bisognerebbe costruirle in modo particolare, ci andrebbero spesi un sacco di soldi, ma di cosa stiamo parlando? Non riusciamo neanche a raggiungere Plutone, che la sonda ci è partita nel 2006. E arriverà nel 2015, però anche lì più un pianeta lontano, più tempo esso ci impiega, la sonda ci impiega a raggiungerlo, quindi non possiamo pensare in questo momento di raggiungere un pianeta come Gliese 581b, perché migliaia di anni ci vorrebbero, ecco, appunto, per raggiungerlo. Quindi passiamo a un altro pianeta del sistema solare, della costellazione della Bilancia, intorno alla stella Gliese 581. Quindi il prossimo pianeta che incontriamo è proprio quello, Gliese 581c. Gliese 581c è il pianeta che forse sarebbe più adatto per pensarla che su di esso possa esserci la vita. Sì, perché Gliese 581c ha le dimensioni della Terra, siamo lì, insomma, e si trova alla giusta distanza dalla sua stella, però quando questo gli astronomi l'hanno detto, l'hanno comunicato, che su di esso potrebbe esserci l'acqua allo stato liquido, invece le persone che studiavano le atmosfere dei pianeti hanno detto che su di essi potrebbe esserci un forte effetto serra, quindi che il calore che dà la stella ai pianeti, i pianeti non riescono più a rimandarlo fuori, quindi resta imprigionato all'interno del pianeta, quindi fa molto caldo. Anche quello, l'effetto serra anche sulla Terra è quello che ci sta riguardando in questo momento, uno dei problemi della nostra Terra. Comunque, quindi a sto punto si viene a pensare che Gliese 581c anche esso non sia il posto ideale dove possa formarsi la vita, perché se ha un forte effetto serra significa che fa molto caldo. Anche lì il moto di rotazione è più veloce rispetto a Gliese 581b. Però non di molto. Passiamo al prossimo. Gliese 581D, come il mio nome. Gliese 581D, si dice che sia un pianeta al filo, proprio ai estremi della zona abitabile. Cosa significa? Noi sappiamo che nella nostra Via Lattea ci sono delle periferie della nostra galassia di zona abitabile e zona non abitabile, cioè gli astronomi dicono che se un pianeta o una stella, no, specialmente un pianeta, si trova fuori da una certa zona, dove ad esempio agli estremi delle braccia spirali della nostra galassia, gli elementi pesanti come il ferro, il silicio, il magnesio o il mercurio, siano più rari, quindi anche in quelle zone lì le supernove sono molto più rare, nonché da noi che invece noi gli elementi pesanti li abbiamo, quindi le supernove ci sono e come. E anche se, no, se anche se noi non le vediamo, è comunque perché la distanza è molto elevata, quindi la sua luce a raggiungere noi ci mette molti anni, magari noi vediamo fra 10.000 anni la luce di una supernova che magari è esplosa migliaia di anni fa o anche milioni. Quindi Gliese 581D invece ha sempre le stesse dimensioni della Terra e si dice che sia un mondo ghiacciato, sia un mondo ghiacciato perché appunto è il più esterno dei quattro pianeti intorno alla stella Gliese 581. Però, come abbiamo detto prima per Gliese 581c,
c'è un forte effetto serra, quindi se c'è un forte effetto serra ed è già un mondo ghiacciato, quindi il calore che riceve dalla sua stella lo trattiene lì, e astronomi dicono che sia il più buono candidato dei quattro per ospitare la vita, perché se c'è l'acqua allo stato liquido, chi lo sa, potrebbe esserci qualcosa. Quindi, Grigio 581d, pianeta delle nostre stesse dimensioni, il moto di rotazione è ancora più veloce dei due pianeti di prima, quindi si trova al limite della zona abitabile, però appunto potrebbe ospitare l'acqua allo stato liquido, quindi questo è buono. Quindi passiamo all'ultimo dei quattro pianeti che si trovano intorno alla stella Grigio 581. Quindi, qual è? Grigio 5, 8, 1 e Grigio 581 è un pianeta, diciamo così, il secondo più vicino del Sole rispetto ai quattro. Lì proprio si pensa che non ci può essere vita, perché il pianeta è al moto di rivoluzione più veloce dei primi due che abbiamo detto, ma più lento rispetto al terzo. E su di esso non c'è effetto serra, si dice, quindi il calore che gli arriva dalla stella non lo trattiene, però fa molto caldo. E anche lì il moto di rotazione, vedete quanto dipende il moto di rotazione dei pianeti. Se noi avessimo un moto di rotazione che dura più del previsto, cioè più di quanto adesso noi lo conosciamo, magari non saremmo qui. Cioè, se ci impiegasse 48 ore, il giorno durerebbe il doppio, e la notte il doppio. Quindi è importante il moto di rotazione dei pianeti, è molto importante, perché se un pianeta si trova anche a una distanza giusta dalla propria stella per ospitare la vita, però ci impiega di più. E nel moto di rotazione significa che c'è una parte sempre più ghiacciata, una parte invece arida, e non riusciamo mai a trovare quello giusto. Cioè, magari troviamo con le dimensioni giuste, con la distanza giusta, che già è raro trovarli, e poi il moto di rotazione, cioè c'è sempre una parte arida, ma come facciamo a starci? Cioè, oppure quando troviamo un pianeta che magari ha il moto di rotazione velocissimo, che un giorno è estate, un giorno è inverno. Cioè, vai lì e impazzisci, cioè, non so, cioè, ti organizzi, non hai il tempo di organizzarti, per dirla ironicamente. Però, quindi questi sono i quattro pianeti intorno. Ho preso questi quattro pianeti intorno a questa stella perché avevo visto un documentario che mi aveva molto, molto interessato, e volevo infatti proporvelo. Quindi, vorrei sapere da voi cosa ne pensate. Di questi quattro pianeti, e di queste quattro e di ogni di questi pianeti le sue caratteristiche. Cosa ne pensate? Interessante, no? Cosa ne pensate di un pianeta? Quale vi ha affascinato di più? Oppure ditemi quale dei quattro secondo voi può essere il più buon candidato per ospitare la vita. Mi aspetto le vostre risposte qua sotto nei commenti. Pianeti orfani, facciamo un piccolo accenno ai pianeti orfani. I pianeti orfani sono pianeti, su questo non ci piove, sono pianeti che per qualche motivo sono stati espulsi dal loro sistema solare. Cioè, supponiamo, allora, noi il sistema solare abbiamo il Sole con i nostri otto pianeti di cui noi facciamo parte, e orbitiamo tranquillamente. Per caso la Terra, non so, viene colpita da qualche oggetto o qualcosa, ma per qualche motivo sconosciuto veniamo tolti, veniamo espulsi dalla nostra orbita, e quindi o ci allontaniamo dal Sole o ci avviciniamo al Sole. Supponiamo, se ci allontaniamo dal Sole, cosa succede? Succede una cosa molto semplice: comincia a far freddo. Comincia a far freddo, e più noi ci allontaniamo e più fa freddo. E potremo sopravvivere? Sì, no, no. Beh, ci sono due teorie.
Allora, se noi diciamo sì, potremmo superare, ci sono quelli che dicono sì e quelli che dicono no. Quelli che dicono sì dicono che se noi andessimo a vivere sotto la Terra, dove noi sappiamo come è strutturato un pianeta, che c'è il nucleo e poi c'è tutto il magma sotto, insomma, così magari riusciremo a sopravvivere grazie al calore che arriva da sotto la Terra. Però dovremmo vivere sotto Terra, non siamo mica bestie, no? Noi vorremmo vivere. Invece, se dovessimo avvicinarci al Sole, non c'è speranza. A meno che non compriamo dei ventilatori No, però no, la risposta è no. Non potremmo sopravvivere perché poi a un certo punto arriviamo con l'impatto col Sole e siamo spacciati. Quindi questi pianeti vengono per qualche motivo espulsi dalle loro orbite, il ciò comporta che loro vagano nello spazio. Senza problemi, cioè vanno da tutte le parti, non hanno una direzione. Vanno finché non si schiantano contro qualcosa. Ed è un bene o un male? Sarebbe meglio che ogni pianeta restasse nella propria orbita, tranquillo, intorno alla propria. Però questi corpi, quando arrivano alle collisioni, arrivano a sbattere contro qualcosa magari di più grande di loro, allora creano qualche danno. Beh, fino adesso non è successo, quindi non ci sono previste collisioni nel sistema solare per adesso, quindi non vi preoccupate. Comunque, questi pianeti orfani sono appunto questo, perché dopo tutto pianeta in latino vuol dire vagabondo, quindi è giusto chiamarli pianeti, non dobbiamo cercare altri nomi, altri significati per questi pianeti che vagano nello spazio. È proprio questo, vagabondo vuol dire pianeta. Quindi è una giusta definizione per questi pianeti. Quindi, pianeti orfani, più o meno l'idea ce la siamo fatta, e pianeti extrasolari o pianeti lontanissimi, ce la siamo fatta un'idea. Io vi ho fatto questi due esempi, che anche questo dei pianeti orfani faceva parte di un documentario che ho visto e mi è venuta voglia di trasmettervelo. Mi auguro che vi sia piaciuto. Il prossimo argomento sarà un argomento un po' più divertente ancora, perché parleremo delle strutture di una cosa in particolare. Riguarda sempre l'ambito dell'astronomia, ma lo farò perché voglio darvi dei consigli. Quindi, spero avete capito le due differenze tra uno e l'altro. Ho cercato di essere più sintetico possibile nelle due spiegazioni, quindi grazie a voi che avete visto questo video, mi auguro sia stato chiaro, almeno lo credo io. Quindi, ciao belli!